Il recente rapporto Istat segnala una crescita della disoccupazione giovanile. Emergono giovani scoraggiati che non cercano più. L'occupazione dei giovani è una problematica visibile a tutti. Certamente sono le politiche che non aiutano i giovani. Oggi i giovani devono emigrare se vogliono fare, perché qui non c'è prospettiva di sviluppo. Potrei pensare che i ragazzi, se non trovano lavoro, è possibilmente perché succede dappertutto un po' di crisi. Quindi è in quanto che non abbiano voglia di lavorare, non abbiano voglia di fare. È il settore stesso che adesso come adesso è un po' in crisi, quindi non si trova lavoro. La crisi creerebbe lavori atipici, temporanei o occupazione per mansioni a bassa qualifica. C'è crisi e ormai le fabbriche sono tutte in mano alle cooperative. È difficile per i giovani trovare lavoro adesso. Però, secondo me, cercando si riesce a fare tutto. Anche se hai un diploma, sempre non riesci a trovare il lavoro che cerchi, però ti accontenti anche di quello che trovi. I contratti atipici non hanno più senso, se i contratti atipici non erano nati, difatti la riforma famosa Biagi non intendeva in questo modo, doveva essere un passaggio, un tipo di apprendistato, ma adesso è diventata la norma. Basta guardarsi attorno, i giovani sono tutti atipici, lavorano con contratti a termine, come possono formarsi una famiglia, come possono pensare all'avvenire? Non lo possono fare.